quindi ora questa erano le conclusioni dell'incontro. Adesso c'è un momento didattico culturale, la presentazione di un libro del professor Miguel Altieri dell'Università di Berkeley in California, che è collegato con noi via Skype. Io però vi saluto e lascio per questo momento il professor Altieri in questo momento conclusivo. Vi ringrazio tantissimo l'amico Federico Pazzuoli, che con cui abbiamo condiviso 30 anni di ecologia, diciamo, insieme, e da un po' di anni ci vediamo sempre più spesso di fronte al suo bombino che ci ha portato qui oggi. Adesso lascerei la parola a Miguel Altieri, che ci sente, che è mio omonimo, però di origine italiana e quindi napoletana anche lui. Qui ci sono molti napoletani questa sera. E di fronte alle relazioni così autorevoli sul principio di precauzione, sul danno dei presidenti della Corte Costituzionale, lascio la parola a Miguel, che così può, abbiamo presentato il suo libro oggi qui a questa platea. Invito tutti che volessero approfondire, quindi a studiare il libro di Miguel, e quindi gli lascio un po' di minuti per presentare uno spunto dell'agroecologia e quindi del suo testo, di quello che è la logica. Grazie. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti la gente. Parlo italo-spagnolo, sono figlio di napoletano ma non parlo bene italiano. E penso che la presentazione del libro di agroecologia è molto opportuna per la discussione che lei sta facendo in relazione a Laudato Si e l'enciclica ecologica del Papa Francesco. Perché l'agroecologia plantea che il degrado ambientale è legato al sistema capitalista dominante e la sua modalità di produzione e consumo. E per lo tanto si precisa un nuovo paradigma di sviluppo. E l'agroecologia fornisce la base ecologica e sociale del nuovo sviluppo economico dell'agricoltura. Perché tutto nuovo approccio di sviluppo deve essere un approccio non solamente ecologico, ma anche un approccio sociale, come parla Francesco in enciclica, no? L'agroecologia si basa sulla scienza moderna, la contribuzione dell'ecologia, la scienza sociale, antropologia, la scienza agricola, ma anche sulla conoscenza dei piccoli agricoltori camponesi, contadini e le popolazioni indigene. E di questo dialogo di sapienze emerge la nuova base per l'agricoltura del futuro. Un'agricoltura che deve essere, come si dice, amigabile del ambiente. Un'agricoltura che non dipende del petrolio, del petroleum, un'agricoltura che è resiliente alla mudanza climatica, al cambiamento climatico, no? E también un'agricoltura che si occupa di alimentare naturalmente al mondo, y que dignifica al laburo, el laburo. Esto lo parla Francesco en la cíclica, ¿no? De la importancia de dignificar el laburo. ¿Capiche? Sí, benissimo. Okay. Sentiamo benissimo, vai. Bueno, no tengo più che parlare, Giuseppe, non so se hai alguna domanda speciale, ma in America Latina l'agroecologia è parte di un movimento sociale molto forte che pretende non solamente confrontare il controllo dell'agricoltura per le corporazioni, ma intenta
la creazione del territorio agricolo autonomo per i contadini, perché i contadini che controllano il 20% della terra produrre il 70% del cibo. E lo che si richiede per alimentare il mondo con agricoltura sana è il controllo della terra, l'occupazione della terra, la riforma agraria nel paese del terzo mondo. Y es muy importante entonces que se crea alianza entre los sectores rurales y los sectores urbanos, porque la calidad de vida de la gente de la ciudad depende de la calidad de la agricultura que está alrededor, que circunda la ciudad. Y por eso es muy importante que existe relaciones muy cercanas, próximas, entre las ciudades, entre los contadines y los consumidores, ¿no? Para una relación solidaria. Y para eso es muy importante que la tierra, la semi, el agua, está bajo el control del contadín. En América Latina es muy fuerte este movimiento social, porque es la única manera de poder asegurar el futuro del chivo y también de tener stock, ¿no? el avance de la agricultura química y la agricultura transgénica, ¿no? Perché la agricoltura transgenica sono 180 miliardi di ettari nel mondo, ma non hay un ettari di transgenica che alimenta, che dà cibo a uno dei miliardi di gente che sono con fome. Perché tutti il cibo transgenico, el millo y la soya son para 50% per biocombustible, pero biocarburante, y 50% per cibo de animales, de vacas, etc., ¿no? En la China, en la Europa. No provee, no da cibo para la gente de Sudamérica, de Latinoamérica. Entonces, le interesa a la multinacional solo producciones de biomasa, no producciones de chivo. Entonces, si estamos hablando de dar chivo para la gente, chivo natural, chivo ecológico, es muy importante que existe un apoyo, un soporte para la agricultura contadina, porque la agricultura contadina, como hablaba, a nivel global, controla solo 50%, 20% de la tierra, ma produce 70% del cibo, utilizando 20% del agua y 20% del carburante. Son muy eficientes. Y la agroecología provee la base para optimizar este tipo de agricultura agrícola de contadino. Y cuando hacemos esto, en forma simultánea, estamos democratizando el sistema alimentario, estamos reduciendo la utilización de productos químicos y transgénicos que contamina, polute la natura, y estamos dignificando el laburo, que es muy importante. El contadini, por ejemplo, en Brasil, provee 3 volte più di lavoro che l'agronegozio, che la grande agricoltura. Entonces, en tiempos donde, por ejemplo, en Europa, adesso, con la migración de tutta questa gente que está escapando de la guerra, ¿cierto? Producida por la intervención norteamericana, ¿Qué futuro tiene esta gente? Esta gente, el futuro de esta gente es la agricultura.
del lavoro dell'agricoltura, perché molti sono contadini che sono migrando. Entonces, penso che Europa tiene que pensar en dar acceso a la tierra pues, para esta gente, para producir el chivo agroecológico que puede ser una contribución muy importante para la Europa. Porque piensa que Europa, no tanto la Europa mediterránea, pero la Europa germánica, de la Suiza, estos países importan por 80% de su chivo y tiene en América, en el tercer mundo, 35 millones de hectáreas para producir el chivo para la Europa del Norte. Entonces, no son autosuficientes en chivo y están demandando tierra en el sur para la producción de alimentos que precisa la Europa del Norte. Y esto puede tener consecuencias, resultados negativos para la gente del sur. Entonces, pienso que la agricultura ecológica, la agroecología, está al centro de toda la problemática energética, del cambiamiento climático, de las migraciones, del desarrollo económico, etcétera. Es como se dice, el eje de acción, ¿no? Donde tutti los diferentes problemas son convergiendo, la convergencia de problemas, y si hacemos una agricultura agroecológica, socialmente justa, culturalmente aceptable, económicamente viable, ambientalmente sana, podíamos resolver muchos problemas globales y locales con una agricultura de base ecológica y social. Gracias. Sí, bien, gracias. El aquí presente rappresentante dell'ambasciata di Ungheria e rappresentante anche alla FAO è stato presente oggi e è stato colui che ha voluto la prima conferenza di agroecologia presso la FAO. E quindi speriamo adesso di insieme, con tutta questa compagine scientifica, medica, che con grande fatica sono riuscito a mettere insieme, grazie anche al tuo aiuto, in questi 20 anni di attività che stiamo conducendo insieme con Michele in California e noi qui. Vi ricordo che abbiamo fondato il primo gruppo internazionale di agroecologia proprio a Berkeley nel 1997, dove tra l'altro è nata anche la mia famiglia, perché ho conosciuto mia moglie, ci abbiamo anche tre figli, e quindi è stato un bel evento. Quindi. E oggi speriamo che possa rinascere, visto che gli elementi ci sono, perché se si è mosso il Papa, che ci ha fatto questo gran regalo, Francesco, e penso che l'unico modo per poter muovere le coscienze, e oggi un rappresentante molto importante, Monsignor Leuzzi, della pastorale di tutte le università del Vaticano, ha detto che una cosa importantissima che lascio alla tua attenzione, che oltre al rapporto uomo-ambiente, il Papa punta il dito sulla organizzazione sociale, la collaborazione sociale, il lavoro e soprattutto l'organizzazione nella società, perché se non riusciamo a mettere insieme le forze non riusciremo a vincere contro questi interessi chiaramente delle multinazionali che distruggono l'80% delle risorse per alimentare animali. Noi possiamo dire per sintesi che possiamo, penso Michele è d'accordo con me, ridurre del 50% l'inquinamento del pianeta, la distruzione delle foreste, riprodurre e produrre il doppio del cibo attraverso l'agroecologia. Chiamavano fattore 4, no questo? Grazie. Grazie. Allora, chi vuole il libro di Michele è lì all'ingresso. Salutiamo Michele in California. Ciao. È tardi, era prevista 20 minuti, 30 minuti il film di Bellani, che è un capolavoro. Chi ha voglia lo possiamo mettere, se avete la forza di vederlo, se no lo prendete e ve lo vedete a casa. Lo metti. Perché possiamo anche metterlo, se qualcuno ha voglia di vederlo, mettilo pure su.
è uno, ve lo presento in due parole soltanto, tanto che andate via. È un capolavoro fatto nel 74 che fotografa l'agricoltura dei contadini umbri con delle musiche meravigliose, ricercate con il passo dei contadini e il messaggio. Pensate a questo regista, un momento d'attenzione, che nel 74 disse: riusciranno gli eroi abbandonati da tutti gli dèi a sopravvivere all'assedio totale degli uomini d'affari e il sacro seme della cultura, della vite e del grano a rimanere integro. Voi immaginate questa persona che era il fotografo di Michelangelo Antonioni, che ha firmato un sacco di opere, che regalo ci ha fatto con quest'opera. Chi vuole vederlo lo mettiamo su, che tanto è una mezz'oretta, e gli altri possono portarsi l'opera a casa, che è a disposizione, così dare un contributo anche al convegno. Grazie a tutti.